Il Teramo si affida al Bonolis per tornare ad un successo che manca ormai da prima di Natale. La gara interna di sabato pomeriggio contro il Bassano potrebbe rappresentare la svolta in positivo nella fase cruciale del campionato, perché battere i Veneti darebbe un nuovo slancio alla classifica dei biancorossi, peraltro contro un avversario contro cui il Diavolo all'andata giocò una delle migliori partite in assoluto, strappando però solamente un pareggio, per di più in extremis. Nel prossimo mese il Teramo avrà come alleato proprio l'impianto di Piano D'Acqua. Qui sono arrivate le 4 vittorie finora messe insieme in stagione contro Ravenna, Padova, Fano e Mestre. Un bottino non proprio esaltante, ma che almeno dal punto di vista statistico strappa un sorriso alla formazione di Paladini, che da sabato fino al prossimo 25 marzo proprio al Bonolis riceverà la visita di Bassano appunto, poi lo scontro diretto fondamentale col Sant'Arcangelo, l'Albino Leff e la Triestina. Nel mezzo le due trasferte sul campo del Padova capolista e a Bolzano col Sudtirol. In 6 partite passa molto del destino stagionale del Diavolo. Più punti possibili messi insieme davanti al proprio pubblico significherebbero tirarsi fuori da una situazione di classifica non eccelsa, ma soprattutto staccare una concorrenza di squadre, Fano, Ravenna e Sant'Arcangelo, che ha dimostrato di non saper correre in campionato. Il Teramo potrebbe piazzare dunque lo scatto decisivo nel momento più importante. Dovrà farlo, almeno per le prossime 2 gare, senza Kevin Varas, che il giudice sportivo ha appiedato dopo il rosso rimediato al Turina di Salò. E almeno sabato senza Panico. Ancora in dubbio il numero 7 sembrerebbe destinato a saltare la gara di sabato, accomodandosi in panchina. La distorsione alla caviglia non dovrebbe consentirgli di partire infatti dal primo minuto, ma il Teramo farà di tutto per riaverlo a disposizione almeno per uno spezzone di gara. Informissima Alessandro Fratangelo, che tuttavia Paladini vede come prima punta, anche se lo stato di grazia del ragazzo e la necessità di non rinunciare alla fisicità di Gondò potrebbero consigliare il tecnico di piazzare Fratangelo sull'esterno del fronte offensivo. Dalla parte opposta mancherà il centrale difensivo Pasini, con l'esterno Francesco Carcalis che sarà l'ex della gara. Il Teramo dunque prova a dare una sterzata al suo campionato con l'aiuto del pubblico di casa. Il Bonolis dovrà essere l'alleato fondamentale dei biancorossi da qui all'inizio della primavera.